Il torrone di Caltanissetta a breve potrebbe diventare presidio Slow Food. L'amministrazione comunale, infatti, con una determinazione, ha affidato a Slow Food Italia PS il servizio per l'avvio di un progetto in tal senso, che possa mettere in campo tutte le iniziative di promozione e comunicazione utili per la tutela del prodotto, impegnando anche la somma di 7.000 euro, utilizzando il fondo per gli affari istituzionali con le risorse del bilancio 2022 in corso di predisposizione, così come si precisa nel documento, specificando anche l'apposito capitolo. Abbiamo avviato la procedura per dare un degno riconoscimento a un prodotto identificativo del nostro territorio, ma soprattutto per valorizzare la filiera che è attorno alla produzione del torrone. Quindi tutte le materie prime che compongono il torrone possono ottenere questo ambitissimo riconoscimento, sinonimo di materia prima di una certa importanza e una certa qualità. Essere e poter riuscire a diventare un presidio Slow Food significa avere una comunicazione di ampio respiro, un riconoscimento in ambito nazionale. Il torrone di Caltanissetta sarebbe il primo presidio Slow Food sull'intero territorio nazionale, quindi significa portare oltre i confini locali la conoscenza di questa nostra eccellenza. Quest'iter, che sarà interamente gestito dalla Fondazione per la Biodiversità di Slow Food Italia, e darà via ad un progetto che è per sua natura il quanto di più inclusivo esista, nel senso sarà aperto a tutti coloro chiaramente che intendono parteciparne, condividendo le buone pratiche di Slow Food. E l'altra cosa che ci tengo a specificare è che un presidio non è solo prodotto, non parla solo il prodotto, si parlerà di prodotto, si parlerà della filiera delle materie prime necessarie a realizzarlo, dei saperi artigianali, della storia, della cultura, dell'impatto sociale che può avere su una comunità. Quindi diventa una grande comunità che attorno a un prodotto sposa le buone pratiche di Slow Food. Quindi a breve inizierà quest'iter, saranno coinvolti tutti, chiunque voglia partecipare, chiaramente aderendo alle buone pratiche, come dicevo, di Slow Food. Le buone pratiche sono quelle sintetizzate nel nostro motto buono, pulito e giusto, quindi deve essere un prodotto realizzato con materie di prossimità, materie possibilmente più vicine a quelle che erano nella tradizione, così come per la lavorazione. Devono essere, nel caso dei prodotti di filiera, assolutamente sostenibili, devono essere fatte da aziende che abbiano anche un alto senso etico del loro lavoro, e quindi diciamo sono delle pratiche che porteranno a costituire il presidio, che non vuol dire che tutto il prodotto deve essere presidio Slow Food. Ogni produttore potrà continuare a fare il prodotto, diciamo, come meglio crede nel suo laboratorio. Io mi spero che giungano altri riconoscimenti, oltretutto al torrone, però quando si entrerà in un esercizio, quando si entrerà in un laboratorio e si chiederà il prodotto di presidio, si avrà la garanzia che viene fatto secondo queste buone pratiche, rispettando rigidamente quello che è il disciplinare, che tutti insieme concorderanno.